No, non credo che arrivi la matematica, Non perché pensi? no, assolutamente no. Assolutamente. Penso che vabbè, è una giornata di campionato che la dobbiamo vivere solo pensando esclusivamente a battere il Brescia, non dobbiamo andare oltre col pensiero che già le risorse sono, come si dice, bisogna centellinarle. Affrontiamo una squadra forte, secondo me, la cui classifica non ne rende il giusto merito, squadra di qualità, piazza importante, oltretutto viene a tre risultati utili consecutivi giocando anche un bel calcio e con avversari forti, perché Trapani, Pescara, vincere a Pescara non è facile, eh? E Bologna lo stesso, che meritavano di vincere, quindi è una squadra in forma, di questo ne siamo consapevoli. Il dovuto rispetto all'avversario dobbiamo comunque, ecco, entrare in campo concentratissimi e fare la nostra partita. Io per esperienza dico che quando si lotta per salvarsi non ci sono più partite in cui uno dice, cioè, i punti stanno dappertutto, ma bisogna prenderli dappertutto, non si fanno più calcoli. E però solamente si libera anche mentalmente di alcune remore, quindi si gioca anche con una maggiore, diciamo, determinazione, sfrontatezza, chiamiamola così, non si ha più paura di niente. Quindi ecco perché la squadra avversaria, secondo me, oltre ai valori tecnici, ha questo aspetto che ne fa ancora di più pericolosa. A 7 partite alla fine, loro in questo momento hanno una classifica comunque che non possono fare un discorso di mantenimento o di conservare una classifica. Secondo me cercheranno anche il risultato pieno, come è giusto che sia. La logica dice questo, ecco. Quindi per questo dico che sono molto pericolosi, perché partita tirata, combattuta come tutte, non ci sarà. Però ecco, guai a noi abbassare la guardia o guai a pensare che sia un avversario morbido solo perché la classifica dice che sono in difficoltà. Ci mancherebbe altro, noi questo errore qui non lo commettiamo. Adesso non ci pensiamo, come ho detto prima, dobbiamo essere una cosa alla volta, secondo me. Viviamo giorno per giorno, adesso oggi abbiamo fatto l'allenamento, domani abbiamo la partita, pensiamo solo a quello, poi al resto ci si penserà al momento opportuno. Non sono convocati Molina e Lolo che è squalificato, abbiamo in pratica gli stessi di Cittadella con la variante di Gaiolo e Pasini che rientrano e appunto escono Molina e Lolo.